però tende a essere schiacciata, no? Spazzata via. Ah, la signora Silvana è un eroe. È un'eroina. Si dice eroessa. Gli eroi servono sempre, ma non è che ci sono, non ci sono. Non so neanche l'etimologia di eroe, ma... Sono le marmellate hero. Stupido. E gli eroi vengono da là. Cioè, eroe è colui che fa la marmellata. Senza bruciarsi. Andiamo a Colfiorito, andiamo a Cascia. Santa Rita. È una belva fantastica! Sì. Stanno sempre, continuano. Sì, Non le colonne, i muri. Da... ma questa bellezza come si è fatta? Vedere le muri. Com'è lei? Vuole fare il contadino e... Io nell'89 vengo a abitare qua. Uh-huh. E la casa era fatta in un'altra maniera, là ci stavano i miei suoceri che potevano corrispondere qua perché. Uh-huh. E quindi andiamo a fare il trasloco delle cantine vecchie. E qui ci stanno un sacco di barattoli di semi, che era la garanzia per il contadino, che una carestia, una qualsiasi cosa, anche un incendio, uh-huh, di un campo tu perdevi tutto. Okay. Fra sti barattoli ce n'era uno che sembrava a pepe, no? Sì. E attraverso appunto una ricerca mi capita di leggere lo statuto di Montesanto Sellano. Sì. Si fa obbligo agli agricoltori di seminare zafferano, ceci, cicerchie, lenticchie e roveglia. Dico, ma vuoi vedere che so qui semi lì? Quando, sai quando la testa ti sì, fa uno più uno, no? Certo. Succede tante volte nella vita. Sì, sì, sì. E allora dico, vuoi vedere? Allora mi sono curiosita di più. E come tutte le donne, i semi non li può lasciare perdere, li seminate. Infatti, quando insomma, comunicavo questa cosa, abbinavo i semi, le donne e la roveglia, perché per me è stato un istinto, capito? Allora, una volta che vedeva la pianta, allora la gente sollecitando la memoria, mm-hmm, la riconosceva sta pianta. Sì. Ah, ma dice la roveglia, la roveglia. E la feci vedere a mia suocera. E dice, la riconosci, Luci? Dice, sì, è la roveglia, figlia mia, lascia perdere, la questa si rompe, ti spezza la schiena. La schiena, sì, 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 sì. Perché è vero, è una pianta alta, 70-80 centimetri, il fusto è vuoto, quando c'è il peso dei baccelli, si è letta tutta, non è si è letta un verso, mm-hmm, dice, la faccio, no, si è letta come gli pare. E la raccolta è manuale. Mm-hmm. Ci siamo un po' più organizzati negli anni, però Tendaretta è sempre, se la vuoi veramente raccogliere tutta, devi andare a mano. Uh-huh. E poi, se ci pensi, è la stessa motivazione per cui è sparita, certo, perché certo, anche qua su, negli anni 50-70, ci arrivano i trattori, uh-huh, e giustamente, essendo un'operazione finita, questi semi vanno nell'oblio proprio, uh-huh, come la roveglia. Quello è il centro sociale. Non lo so. Grazie.
raccolto da questi 30 dei semi saranno stati 7 chili, l'anno dopo una cinquantina di chili, perché fu. Cioè, quindi gli unici semi che erano rimasti erano 3 etti. Sì. Quindi da quei 3 etti è rinata fuori L'ha tutta la ripiantata coltivazione. di tutto o qualcuno l'ha No, l'ho tenuta perché tenuta? il mio carattere, no? Come lo tengo tuttora, io c'ho, quando ne feci un 50 kg il tesoro. secondo anno, io c'ho ancora la riserva di quei 50 kg. Beh, un po' troppo romantica, No, ma è un sì, è bello, macello. no, Quando lo applichi su tutto è un macello. E li ho è battuti, così, li ho carpiti a mano. Li ho battuti, sai come li battei quell'anno per le valle d'Aleteghe che li contenevano? sì. Misi qua davanti un telone di plastica, ci misi No. tutto il raccolto. Poi lo coprivo con lenzuola vecchi, stracci vecchi. Poi chiamai tutti i bambini della Civita con le biciclette. No, le biciclette. Dico, divertitevi. E poi col ventilatore lo scamando. È Sì, una poesia. è una poesia. Questo, C'è cioè, guarda, è stata una tutta poesia. la biodiversità, se tu la vuoi, sta tutta qui. E penso che tutte le volte che nell'antica Roma o nel Medioevo scrivevano ricette sui piselli, loro intendevano questo. Per me intendevano questo. Guarda che cosa è pintato. Certi mi ci divertono. Sono mezzi neri e mezzi verdi. È una cosa che si modificano sempre. Sempre, sempre, sempre. Silvana o altri produttori che ci saranno, non lo so, sicuramente lei, perché c'è lei il volto, per me è il volto Il di questi. volto. Poi questi prodotti con la loro. Se vedi questa rovella è bellissima, cioè tu la vedi, poi ovviamente la lenticchia, però secondo me è affascinosa proprio. Quindi i prodotti, la faccia di chi li ha rispolverati e comunque ci ha messo la fatica per e ci ha creduto e il logo. Poi dice Bettina, telefonata, signora, ma lei col suo prodotto vorrebbe diventare presidio? A me mi viene in mente solo il presidio militare.